dobbiamo constatare a questo punto che tutte queste strutture sovranazionali sono caratterizzate da una stessa cosa, cioè che sono praticamente immuni. Riassumiamo un attimo quello che è avvenuto sino ad oggi. Allora, questo golpe parte dal 92, si privatizzano gli istituti di credito, ovviamente viene variato, concesso il tasso ufficiale di sconto, viene dato a Banca Italia, non deve più concordarlo col tesoro. Maastricht, Britannia, svalutazione della lira, privatizzazioni, tutto fino alla sentenza della Corte Costituzionale che non riconosce più i diritti umani, tutto per arrivare al Trattato di Lisbona. Avete visto come tutti i diritti che i cittadini potevano azionare nel momento stesso in cui sono stati azionati sono stati tolti? Il cittadino si accorge, va davanti al giudice, modificano il codice penale. Il cittadino si accorge di un'altra cosa, tac, glielo modificano di nuovo sotto il naso. C'è l'articolo 3, Draghi lo modifica. Indipendentemente dalle leggi, indipendentemente dalle regole costituzionali, indipendentemente da tutto, arrivando a istituzioni sovranazionali che sono indipendenti, irresponsabili, non democratiche, non trasparenti, in alcuni casi private e anche segrete. Cosa hanno come caratteristica ora avere tutte queste, oltre ad avere tutte queste immunità? È che non è possibile una resistenza legale. Non è possibile azionare nessun strumento giuridico a nostra disposizione per contrastarle. Questa è la caratteristica principale. E tutte quelle che verranno fatte da qui in poi avranno tutte queste caratteristiche, il MES, Eurogenfor, sostanzialmente la BCE, segrete le riunioni, immunità a tutti i direttori, tutti quelli che lavorano. Ma come, il potere non è del popolo? No, non lo è mai stato. Non lo è mai stato. Quello che oggi abbiamo sperimentato, che hanno sperimentato, guardate, tutti gli stati a regime democratico, non è democrazia, ma è un gioco democratico. Pensate che c'è un documento negli archivi dell'Ovra del 1934. Una spia inglese giunge in Italia con una missione, che è questa, cercando di diventare consigliere segreto di Mussolini, avvicinarlo, poi farà un lungo percorso in Italia facendo disastri ovunque. E lui ha idea di questa grande opera, perché il progetto dell'Unione Europea nasce nel 1930. E dice, dobbiamo realizzare questo, la lotta al nazionalismo in tutto il mondo che permetta la realizzazione di un nuovo ordine mondiale, con ai vertici i rappresentanti della confederazione continentale degli stati nazionali, liberismo economico, quello che dicevo prima, libera concorrenza senza distorsioni, promozione di un'elite di altro profilo tecnico-morale, l'abbiamo adesso noi qua, regolazione pacifica dei contrasti internazionali, ai vertici del potere una sorta di fratellanza in grado di condurre l'umanità attraverso una combinazione di paternalismo autoritario e gioco democratico. Chi conosce, chi è ai vertici del potere, come abbiamo visto prima con Cossiga, sa perfettamente che non c'è la democrazia. Quello che noi stiamo facendo, quello con cui noi partecipiamo, è un gioco. Tant'è vero che Cossiga dice, ma per piacere, dice, se domani mattina trasformassi in monarchia, tutti i giuristi avvalerebbero la cosa costituzionalmente, che è una monarchia, non è più una repubblica. Lo sanno, siamo noi che non lo sappiamo, siamo noi che ci facciamo ingannare.